Quanto amo gli hacker, raga, quanto li amo, numeri uno, veramente. Sai che sta gente qua è geniale? C'è un tipo in Svezia che praticamente, hai presente i cartelloni pubblicitari, quelli elettronici? Sì. È riuscito ad hackerare il sistema e invece di mandare le pubblicità mandava i film porno. Quindi tu immagina la vecchia alla fermata del pullman che invece di vedere la pubblicità della Nutella si vedeva due che si inculavano. Sai che io ho fatto la stessa cosa allo Zonatino, certo, nel proiettore. No. Trasmettevano una serata in discoteca, io invece ho cambiato verso un film porno. No. Ma certo. Sai che a me è successo una volta, anni fa, con i genitori di una mia ex fidanzata, sì, che volevano vedere una roba su internet. Ho fatto partire il DVD e cosa? E poi a un certo punto arrivò il lupo. L'invidia. Perché tutto quello che racconto io è finto? A parte il fatto che oggi l'alito Thomas ha abbracciato anche Sandra Milo, che sono insieme che stanno facendo una foto. Devi metterlo in onda l'alito Thomas. Aspetta che spruzzo, aspetta. Okay. Questo è Listerine Spray, ragazzi. Sì, lo so. Sai che ho letto dietro e vuoi vedere l'ascesso che c'ho in bocca? È infiammabile. Cioè, qua vendono gli spray per l'alito e c'è scritto chiaramente di tenere lontano dalle fiamme. Sì, è infiammabile. A me è successo tante volte. Mi ha messo il porno ai genitori della tipa. Ho sbagliato in quel caso. Hai sbagliato perché guardate i film insieme, babbo di minchia. Cosa facciamo se la scopriamo? No, guardiamo un film con i tuoi. Wow, che seratona, cazzo. Oh, ma con i popcorn. Wow, ci sbagliamo. E mi scopavo il padre poi. Wow, ma orgia maschile. Ma io dico, ma scusa, ma uno così bravo, no? Cioè, un hacker che riesce a entrare nei sistemi bancari. È quello che stavo dicendo. Spreca la sua vita per mettere i porno nei cartelloni. Ma io dico, se tu hai queste capacità, ma dai una mano a milioni di italiani, vai ad hackerare quello di Equitalia. Però ci sono, c'è un gruppo di hacker che si è messo, gli Anonymous. Ma sì. Gli Anonymous sono un gruppo di hacker che si è messo insieme segretamente per dare una mano ai governi mondiali per combattere l'ISIS. Sì. Hanno bloccato i profili Twitter. Cazzo! Ma io dico, ma renditi più utile, no? Tanto mi hanno detto che i sistemi tipo Equitalia, roba, mettono i cazzi nei selfie. No, sono inattaccabili. Cosa? Cioè, i server sono sotto tipo il Vaticano. No, perché sono dei 486. Siccome sono talmente vecchi che anche gli hacker non sanno come accenderli. Sono dei Commodore con le cassette ancora. Cazzo, è vero. Come cazzo fa? E uno magari pensa, minchia, è difficile hackerare. Devi solo schiacciare play sulla cassetta. Però non ci arrivano perché è roba troppo vecchia. Oddio, quanto siamo cresciuti. Io se ero hacker entravo nei chip dei Mongicci, quelli parlanti, e li facevo bestemmiare. Ma perché? Così sei utile al mondo. Ma non sei utile. Invece utile al mondo è questo servizio, signori. Se anche voi cercate oggetti un po' particolari, andate anche voi su hobbyandbobby.it. hobbyandbobby.it. Amici, dopo il successo pluriennale dell'azienda leader del collezionabile da edicola, arriva finalmente il portale di compravendita unico nel suo genere. hobbyandbobby.it, a portata di ditte. Su hobbyandbobby.it potrai fare affari di ogni genere, completare le collezioni che ti eri perso, vendere le tue collezioni o scambiarle con altri fanatici come te del magico mondo di Hobby & Bobby. Ecco alcune offerte straordinarie presenti oggi sul nostro portale. Tocca. Non è una scenetta, dovevamo leggere. Tocca. Stavo aspettando la scenetta. Io guardavo. Dico, boh. Tu guardavi il telefono, io stavo cercando. Adesso parlerà qualcuno. Ma voi siete scemi. Non un colpo dentro, perché. Comunque oggi su hobbyandbobby.it. Cosa c'hai, Matley? Fa troppo ridere sta cosa. Cosa? Perché stavamo aspettando la scenetta. E allora non fa ridere. E io ridevo tantissimo. La Madonna, un drago. Cosa si può trovare su hobbyandbobby.it? Abbiamo un cappello con le tette. Bello. Vuoi allattare tuo figlio con la testa? Una lattina di Coca-Cola. Cos'è? È un po'. Cioè, ci devi mettere l'acqua dentro. Sì. Okay. Un SMS di pietra con scritto Beferoplastica alle 16. Se uno che si rifà il volto può esserti utile. Un'anima di ricambio.
Pronto. Magari la tua è impegnata. Certo. Il libro con le spiegazioni dettagliate del perché sei figlio di puttana. Un delfino da guardia. Sa mai che ti attaccano dal mare. Ma chi? Una raccolta di figurine introvabili, tutti i luoghi dove è stato fotografato l'uomo invisibile. È impossibile. Prova il contrario. Vabbè, ho capito. Il puzzle di 3000 pezzi del buio cosmico. Incomponibile. La radiografia dei cazzi di Mazzara del Vallo, tutti. Tutti la roba. Alcune statuine per completare la raccolta, tutti i puffi mai apparsi in TV per motivi di valori cristiani, quali puffo imprecatore, puffo figlio di consanguinei, puffo strafatto e puffo canestro per cazzi. È l'unico puffo in una posizione, diciamo, innaturale. La statua a scala 1:1 di Marisa Laurito, fatta di coriandoli e assorbenti usati. Che utilizzo può avere? Gli artisti che imbustano la cacca. Ho capito. Una fornitura di 12 kg di cosce di mosca delle feci. Sai che fritte sono buonissime. Solo che devi avere delle mani piccolissime per fare. Ed infine una nuova serie di DVD a collezione della collana di film porno del ciclo Giorgione il porcone. Che sta andando, è il famoso, ormai ha vinto anche l'Oscar del porno. Perché forse sarà anche per noi che l'abbiamo spinto tanto. Certo. Tra i quali Giorgione il porcone mette incinta un uomo. Non si può. Contro le leggi della fisica. Si può. Giorgione il porcone non conosce i preliminari. Cioè, Giorgione il porcone va nel futuro e si incula Terminator. Pensa come ci rimane male Terminator. Giorgione il porcone allarga i tacchi. C'è chi li alza. E infine Giorgione il porcone si sodomette alla camorra. Grande Giorgione! Imperdibili, tutto questo solo su hobbyandbobby.it. hobbyandbobby.it. Il tuo affare a portata di dita. Mi piacerebbe avere il libro con le spiegazioni dettagliate del perché sono un figlio di puttana. Perché quello è interessante. No, sei un figlio di puttana. Sì, ma vorrei dove si compra? Sempre lì si trova. Devi andare su hobbyandbobby.it. Ma c'è per ognuno di noi. Vai sulla sezione figli di puttana. Ma a proposito di figli di puttana, c'è un figlio di puttana in tutte le storie, anche quelle fiabesche e quelle dei cartoni animati. Il nostro caso, ovviamente, è dedicato a Peter, quindi l'avventura di Heidi.